capo, da questa parte! Non oseranno toccarci qui! E sparino pure le loro bombarde! Sì. È proprio come la stanza vuota di casa mia. Vicino alla camera da letto c'era una stanza completamente vuota, soltanto delle mele, delle nespole sul pavimento. Tutto è cominciato in quella stanza. Quando c'era un silenzio sospeso come questo. È in un silenzio così che arrivano gli schiamazzi di quegli uccelli, quei fischi, quei rintocchi di campane e sento delle parole che mi sembra di capire, ma che non capisco. Conosco questo loro trucco. Cosa ne dicono esattamente? Ma sono così veloci, incalzanti, afferro solo qualche sillaba. Perciò, per esempio, oppure comunque. Ecco, una volta hanno detto molto chiaro quindi. Quindi, Coni vigliacchi. E vogliono che sia lei a fare il primo passo, no? Se riuscivano a prenderla erano guai seri per lei. Ormai è guerra dichiarata. Compilata da un cosiddetto esperto, eh? Ecco qua. Gonella Adolfo, nato a eccetera. Piuttosto grasso e pesante nella persona. Vabbè, fin qui. Fisionomia ottusa, sordità nevrastenica, rifiuta il colloquio. Dovrei parlare con loro per farmi insultare. Ed ecco il colmo. Di modesta famiglia. Giovanotto, non volevo dirglielo per non mettere in soggezione, ma io sono del ramo francese dei Biancamano. Sono un de la Chilette. E la signora che la saluta al mio fianco, che lei certamente non ha visto, perché seguita da quei manigoldi, è la duchessa d'Alba.